A Cireale, dopo 8 anni di silenzio, la regione è sul punto di concedere un finanziamento per riqualificare un tratto del Viale Colombo. Gli studenti di Giarre hanno manifestato stamattina chiedendo il ripristino del pronto soccorso all'ospedale. È un nostro diritto, il loro grido di protesta. Mercato settimanale di AC Catena, il sindaco dispone rigidi controlli mirati per evitare l'abbandono indiscriminato di rifiuti, anche fisiologici. Bentrovati dalla redazione di Reporter, questi i titoli in primo piano. Tra gli altri argomenti, spazio ancora al caso Gettonopoli ad AC Catena, perché la Codacons presenta un esposto denuncia alla procura presso la Corte dei Conti. Parleremo anche dei lavori consiliari. Ieri sera ad AC Reale è stata approvata infatti la mozione sulla tutela degli animali. Per lo sport, infine, spazio al calcio giovanile con la seconda edizione al via domani del torneo internazionale Etna Sud tra i 6 impianti. C'è anche infatti il tupparello di AC Reale, ma partiamo proprio da AC Reale, ma da un'altra zona della città, cioè dal viale Cristoforo Colombo, perché la regione siciliana ha tirato fuori dal cassetto un progetto di messa in sicurezza di un tratto di una delle arterie d'ingresso della città. Si attende ora solamente il decreto di finanziamento. Vediamo. Dopo 7 anni di silenzio da parte della regione, quest'ultimo ente ha tirato fuori dal cassetto un vecchio progetto riguardante ad AC Reale la messa in sicurezza del viale Cristoforo Colombo nel tratto compreso fra la via Lazzaretto e la via Loreto. Dicevamo di un vecchio progetto allora già pronto, peraltro sulla rampa di lancio ne rende il possibile affidamento dei lavori. Pratica adesso divenuta vecchia, di nome e di fatto, al punto tale che è stato richiesto recentemente l'aggiornamento del progetto esecutivo, così da poter procedere all'emissione del decreto di finanziamento. L'iniziativa rientra nel bando per l'attuazione del primo e secondo programma del Piano Nazionale della Sicurezza Viaria. L'importo complessivo del progetto ammonta a 1.165.000 euro. Alla somma contribuiscono sia l'assessorato regionale alla mobilità con una quota di 699.000 euro, mentre pure il Comune Acese è chiamato a fare la propria parte con un importo di 466.000 euro da contrarre dopo l'approvazione della proposta da parte della Regione. Il nuovo quadro economico redatto dall'ingegnere Filippo Di Mauro prevede così 909.000 euro riguardanti i lavori veri e propri. Previsto quindi, fra l'altro, il rifacimento del mando d'asfalto, interventi di reggimentazione idrica e smaltimento delle acque bianche, un nuovo impianto di illuminazione, il rifacimento delle barriere metalliche laterali di sicurezza e ancora il miglioramento della funzionalità dell'impianto semaforico. Cambiamo argomento, parliamo di cronaca, ci spostiamo a Mascali perché un incendio originato da un cortocircuito verificatosi in cucina ha devastato un'elegante struttura rurale restaurata in parte adibita ad abitazione che si affaccia sulla statale 114 in prossimità dell'intersezione con la via Petralonga. L'incendio divampato oggi poco prima delle 8 tempestivo è stato l'intervento dei carabinieri della stazione di Mascali unitamente a personale militare della CIO, battaglione Campania e 3 mezzi dei vigili del fuoco di Riposto e Catania. Le fiamme rapidamente propagatesi hanno pesantemente danneggiato il primo piano della casa nel cui piano seminterrato sono alloggiati attrezzi agricoli e vari trattori. Le operazioni di spegnimento sono durate circa un'ora e i vigili del fuoco al termine del sopralluogo hanno accertato come ad originare il rogo sia stato un cortocircuito e per fugare ogni dubbio i carabinieri hanno preso possesso anche delle immagini registrate dalle telecamere esterne dell'abitazione che hanno ripreso le fasi dell'incendio. Ci spostiamo adesso nella vicina Giarre, ma cambiamo decisamente argomento. Anche stamattina, infatti, gli studenti degli istituti scolastici di Giarre e Riposto sono scesi in piazza per protestare contro la chiusura del pronto soccorso nel nosocomio giarrese. Vediamo. Anche stamattina gli studenti degli istituti superiori di Giarre e Riposto sono tornati in piazza per manifestare per il diritto alla salute e ad un ospedale con un pronto soccorso. Gli studenti, partiti da Piazza Carmine, urlando slogan ed esponendo striscioni, sono risaliti sino a Piazza Duomo, dove hanno di nuovo interrotto il traffico sulla nazionale e sono stato in silenzio per le vittime della mala sanità.
dopodiché si sono spostati a manifestare dinanzi al municipio. Qui i ragazzi hanno anche dialogato con il vice sindaco Salvo Patanè, che ha ribadito loro come la legge Balduzzi in Sicilia non può essere applicata in quanto a statuto autonomo. Ne è nato un dibattito. Gli studenti partecipanti si sono dimostrati ben consapevoli delle ragioni della protesta, anche se in questa manifestazione è stato evidente il calo di tensione e partecipazione della cittadinanza giarrese. Ieri intanto la rete delle associazioni guidata da Angelo Danna ha voluto puntualizzare le proprie richieste. Dalla richiesta di costituzione di un tavolo tecnico permanente presentata al sindaco, alla Commissione Sanità, all'Assemblea regionale siciliana che ha ascoltato tutte le comunità isolane che ne hanno fatto richiesta, tranne Giarre. Le associazioni si stanno muovendo anche sul piano legale e stanno preparando una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Il territorio di Giarre e del distretto di Giarre conta oltre 88.000 residenti, che aumentano molto di più nel periodo estivo. Noi sappiamo che arriviamo anche a 130-140.000 presenze. Questo sulla base di quelle che sono le linee guida del sistema sanitario ospedaliero che sono definite nel decreto Balduzzi, poi recepito dalla conferenza Stato-Regione, significa che Giarre ha diritto a un pronto soccorso di primo livello, cioè ha diritto a tutte quelle specialità che permettono di salvaguardare il diritto alla salute in maniera efficace. Questo ci è stato di fatto tolto, e ci è stato tolto probabilmente perché se viceversa si superassero i bacini da 80-150.000 residenti, scatta la possibilità di fare un pronto soccorso di livello superiore. Ora la vicina Cireale, che ha 140.000 residenti, probabilmente con il territorio di Giarre supera abbondantemente, arriva a 230.000 residenti circa, e quindi potrebbe aspirare ad avere qualcosa in più. Ma è questo quello che serve ai cittadini di Giarre o di Cireale? Ai cittadini di entrambi questi comuni servono due pronti soccorso che diano le risposte immediate. Poi se ci sono casi più gravi, a pochi chilometri c'è il Cannizzaro, che è il centro di eccellenza come pronto soccorso, il migliore che c'è in Sicilia. Ecco allora perché i cittadini di Giarre vogliono e affermano la necessità che venga applicato quello che è la legge, che vengano applicati i criteri stabiliti e che venga dato quel diritto che ci viene giornalmente calpestato. Domani sera, infine, è prevista una nuova marcia per il diritto alla salute che partirà da Villa Pantano a Riposto per raggiungere poi Giarre. Torniamo ad Acireale. È stato pubblicato infatti il bando per la concessione dei contributi agli inquilini morosi incolpevoli. Sono beneficiari dell'intervento i nuclei familiari con regolare contratto di locazione pluriennale relativa ad unità abitative a uso residenziale che devono rilasciare a seguito di un provvedimento esecutivo di sfratto per morosità. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere compilata sui moduli predisposti dal comune di Acireale presso il settore servizi sociali e dovrà essere consegnata o spedita con la necessaria documentazione entro e non oltre il 24 giugno prossimo. Adesso ci fermiamo, spazio alla pubblicità, tra poco con la seconda parte di Reporter. Tutti i venerdì alle 21.10 in diretta da Etna Espresso Channel, Città Città, il rotocalco settimanale che analizzerà i fatti importanti che caratterizzano la vita e che creano il dibattito in città. Tutti i venerdì alle ore 21.10, in replica il sabato alle 16 e la domenica alle 23 su Etna Espresso Channel. Online su YouTube e Facebook. Il dibattito parte da qui. Ottica Grasso. Le novità sulle collezioni Vista Sole dai brand più di tendenza. Centro ottico Zeiss per il massimo comfort dei vostri occhi. Ottica Grasso, ad Acireale, nuovo ampio concept store in Corso Italia 122, ad Aci Catena, in via Matrice 34. Ottica Grasso, 34 anni, d'ottica. Blu Bar, Blu Gel, Blu Bar New, felici di stare con te. Al mare o in collina, ti aspettiamo per deliziarti con le nostre produzioni. Granite e gelati di tutti i gusti, dolci prelibatissimi, tavola calda ottima. E se ti piace la siciliana, puoi gustarla classica o speciale tutte le sere al Blu Bar New di Fleri. Blu Bar a Stazzo, a Cireale Mare. Per chi ama il gelato, Blu Gel, a Zafferana Etnea. Topolinia Infanzia. Accompagniamo per mano nella crescita i vostri bambini. Alla
alla Topolinia c'è il nido primavera e la scuola materna. Esistono tre modi per insegnare: col timore, con l'ambizione, con l'amore. Noi rinunciamo ai primi due. La nostra scuola è dotata di ampi spazi all'aperto, aule luminose, salone conferenze, teatro, palestra, laboratori pomeridiani. Siamo aperti dalle 7.30 alle 19, oltre che alle esigenze della famiglia e alla multiculturalità come occasione formativa e di crescita. Topolinia Infanzia, via Arcangelo Raffaele 2, a Cireale. Telefono 095-763-1645. Oragel, un tesoro di freschezza direttamente dal mare sulla vostra tavola. Il pescato di Oragel non attraversa una filiera esterna. Raggiunge Oragel per essere lavorato e proposto in pescheria. Oragel, la pescheria al dettaglio con i prezzi all'ingrosso, dove oltre al pesce fresco offre dei surgelati e ottimi preparati. Lavoriamo direttamente lo stocco e il baccalà, preparandolo con cura attraverso antichi metodi, per garantire la massima qualità. Oragel, ad Acireale, in via De Amicis, angolo via Alessandro Volta. L'IRMA, con l'adesione al principale Corelab siciliano centralizzato, ha ampliato la gamma degli esami specialistici. Il riporto dei risultati precedenti sul referto rende agevole il monitoraggio clinico ed evita inutili ripetizioni di analisi. Il riconoscimento dei pazienti all'atto del prelievo rende impossibile lo scambio dei campioni in fase preanalitica, evitando uno dei più insidiosi errori di laboratorio. La consulenza di patologia clinica sugli esami specialistici di genetica e biologia molecolare agevola l'interpretazione del referto. IRMA, nuovi esami automatizzati per le intolleranze alimentari. L'IRMA fa parte delle 8 strutture contrattualizzate a livello provinciale che effettuano la verifica esterna di qualità regionale direttamente controllata dall'Assessorato regionale per la salute. New Service Clima vi informa che con l'apposito decreto regionale del Dipartimento dell'Energia è stato istituito il catasto obbligatorio degli impianti termici. New Service Clima è accreditata per il controllo garanzia di regolare funzionamento di qualsiasi impianto di riscaldamento o climatizzazione, al fine di poter essere catastato. New Service Clima, idraulica, termoidraulica, condizionamento, impianti gas metano e gas medicale, installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria. New Service Clima di Alfio Spinosa, via degli Oleandri 16, telefono 095 61 76 179. Interventi rapidi per qualsiasi riparazione. Everything taglia i prezzi e chiude. Più del 50% di risparmio sui mobili e gli elettrodomestici in esposizione. Everything. Cucine, camere da letto, divani, pareti attrezzate, camerette, armadi, elettrodomestici di qualità. 50% di risparmio vero. Everything. Via Leonardo da Vinci, angolo via Pacinotti, a Cireale. Taglia i prezzi e chiude. Torniamo in studio per la seconda parte di Reporter, che apriamo parlando di ACI Catena, del tradizionale mercato settimanale del mercoledì. Da oggi c'è una nuova direttiva, infatti, del sindaco Ascenzio Maesano contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti, anche e spesso fisiologici. Sentiamo. Il mercato settimanale finisce sotto la lente di ingrandimento del sindaco Ascenzio Maesano, che questa mattina, a seguito dell'interrogazione sollevata dal consigliere Salvatore Leonardi, che lamentava l'abbandono forse da parte di qualche esercente di buste di plastica con all'interno rifiuti fisiologici sia liquidi che solidi, e dopo un sopralluogo ha inviato una direttiva agli assessori Pippo Grasso e Giovanni Grasso, rispettivamente alla polizia locale e all'ecologia, nonché al comandante del corpo della polizia locale, maggiore Sebastiano Forzisi, perché ogni mercoledì in chiusura del mercato vengano svolti controlli seri e mirati, a cui dovrà fare seguito una relazione sulle condizioni in cui l'area viene riconsegnata alla città. Un atto di forza che il primo cittadino ha così commentato: bisogna che tutti si adeguino alle regole, ai regolamenti, alle più elementari norme civiche, altrimenti siamo disposti pure a chiudere il mercato sino a quando non tornerà il buon senso. Dunque, mercato a rischio qualora non dovessero ritrovarsi le condizioni necessarie. Il sindaco ha ricordato che mercoledì dopo mercoledì il comune consegna agli esercenti delle bancarelle dei sacchetti in cui conferire rifiuti vegetali o da imballaggio, e che l'area è regolarmente dotata di servizi igienici ecologici. Non si vogliono dunque creare disagi economici a chi quotidianamente si fa in quattro per guadagnarsi il pane, aggiunge il sindaco, ma questo non autorizza nessuno ad essere menefreghista, così come è anche vero che di tutta l'erba nessuno vuole fare un fascio.
Il Codacons intanto, restiamo da Cicatena, ha annunciato la presentazione alla Procura di Catania e alla Procura presso la Corte dei Conti di un esposto denuncia sulla presunta vicenda gettonopoli alla Cicatena, denunciata nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle. Il Codacons chiede di accertare le responsabilità penali e contabili dei consiglieri comunali che risulterebbero presenti in più commissioni consigliari contemporaneamente nello stesso giorno e allo stesso orario. Da quanto emerge dalla denuncia del Movimento 5 Stelle, si configura una truffa aggravata in concorso per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Pertanto chiediamo alla magistratura, prosegue ancora il Codacons e conclude, l'acquisizione dei verbali. Domani, intanto, dalle 10 alle 12, davanti alle sedi delle prefetture delle 9 province siciliane, si terranno le assemblee sit-in alle quali parteciperanno i dipendenti delle ex province. La salvaguardia occupazionale, i tagli ai pubblici servizi come viabilità, scuole e sostegno ai disabili sono le principali ragioni dello stato di agitazione dei dipendenti degli enti intermedi. La mobilitazione che è stata proclamata dai sindacati FP-CGL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA, USB, CNL, dalle RSU aziendali. Ad Acireale invece il Consiglio Comunale ieri sera ha approvato la mozione sulla tutela degli animali. Vediamo di cosa si tratta. All'unanimità il Consiglio Comunale di Acireale ha approvato ieri sera la mozione tutela degli animali nel comune di Acireale, che ha come prima firmataria la consigliera comunale Francesca Messina. Con la mozione si avvia un percorso che porterà il comune a redigere un regolamento per l'affidamento dei cani ricoverati presso il rifugio sanitario Oasi Cisternazza, ad incentivare l'adozione tramite un rimborso spese e apposite campagne di promozione e ancora alla creazione di un polo dedicato agli animali e all'ampliamento dell'attuale regolamento comunale a tutela degli animali. La mozione comprende anche un atto di indirizzo che prevede la realizzazione di un'area di sgambamento cani da affidare ad un'associazione di volontariato cittadina qualificata. In proposito, i consiglieri comunali di Forza Italia, Francesco D'Ambra e Valentina Pulvirenti, hanno sottolineato che da quasi un anno esiste già sul territorio acese un'area di sgambatura cani, curata dall'associazione sportiva dilettantistica Dogland, che opera a Santa Maria Ammalati, nei pressi di via Pidazzo. I dettagli della mozione sulla tutela degli animali saranno comunque illustrati domani al Palazzo del Turismo, alla presenza del sindaco Roberto Barbagallo, dell'assessore alla Polizia Municipale Rory Pietropaolo e della consigliera comunale Francesca Messina. Il Consiglio Comunale di Acireale si riunirà intanto domani sera in prima convocazione alle 19 nel salone dell'ex angolo di Paradiso alla Villa Belvedere. All'ordine del giorno è inserita la trattazione del regolamento della consulta comunale per il commercio e l'artigianato, l'organismo che avrà il compito di svolgere attività propositive, consultive e di studio per favorire lo sviluppo di politiche di promozione delle attività economiche connesse con il settore del commercio e dell'artigianato. I cittadini e i titolari delle imprese acesi in stato di sovraindebitamento avranno l'opportunità invece di riacquistare un ruolo attivo nell'economia e nella società. L'amministrazione comunale di Acireale infatti ha stipulato una convenzione con l'associazione I diritti del debitore di Catania per attivare uno sportello che garantirà alle famiglie, piccole e medie imprese, commercianti, artigiani e professionisti che operano nel territorio comunale sostegno e tutela nella crisi da sovraindebitamento. I dettagli della convenzione e i benefici per i cittadini verranno illustrati venerdì alle 10 a Palazzo del Turismo nel corso di una conferenza stampa. Grazie ad un convegno invece promosso dall'associazione Adocec delle ACI, domani si parlerà di crisi di impresa nell'attuale contesto socio-economico. Appuntamento alle 9 del mattino nella sala convegni del Credito Siciliano in via Sclafani ad Acireale. Cambiamo decisamente argomento. Nell'Istituto Regina Elena di Acireale infatti si è concluso il ciclo di scambi culturali. Ospiti sono stati i ragazzi francesi di Lisieux. Vediamo.
Gli alunni del liceo Regina Elena di Acireale hanno concluso nei giorni scorsi il ciclo di incontri avuti con le altre realtà scolastiche europee. L'ultimo appuntamento ha riguardato una classe di studenti francesi di Lisieux, dopo che a loro volta erano stati ospiti a marzo della bella località della Normandia. Un'attività intensa di scambi, quella svolta dalla scuola diretta dal professore Sebastiano Raciti, per incontri che sono stati preziosi momenti di scambio culturale, oltre che di conoscenze e sviluppo delle lingue. Opportunità di crescita professionale per le docenti Maria Di Franco e Alfina Sapuppo, per la Germania e le professoresse Margherita Scudero e Piera Bombaci per la Francia. Attraverso i progetti Comenius, unico esempio fra le realtà scolastiche acesi, il Regina Elena ha attivato dal 2000 azioni di collaborazione non solo con scuole dei paesi delle quattro maggiori lingue europee che si studiano nel proprio liceo linguistico, e cioè inglese, tedesco, francese e spagnolo, ma anche con paesi come Turchia, Lituania, Bulgaria ed Estonia. Attraverso il programma di mobilità individuale Comenius, infine, gli studenti del Regina Elena hanno avuto pure la possibilità di trascorrere 3 mesi di studio all'estero. Ancora un'emergenza sangue, occorrono urgentemente sacche di sangue del gruppo 0RH positivo. L'Avis intercomunale Giarre Riposto invita tutti i donatori a presentarsi alle prossime giornate di raccolta sangue. Il prossimo appuntamento infatti è per venerdì prossimo dalle 7.30 alle 11.30 nei locali del centro Avis di Viale Don Minzoni a Giarre. Domani invece alle 10 presso il Teatro dell'Opera dei Pupi di via Alessi ad Acireale, la soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, in collaborazione con l'amministrazione comunale acese, l'Istituto Paolo Vasta ed esperti del settore, presenteranno il volume L'Opera dei Pupi tra storia e tradizione, a cura di Nicola Francesco Neri e Maria Lucia Giangrande. Domani invece alle 18 nell'aula magna della scuola Galileo Galilei di Acireale Nino Quattrocchi terrà un incontro sul tema Momenti accesi nella narrativa di Ercole Patti, l'iniziativa che è promossa dall'Archeoclub di Acireale. Infine un ultimo appuntamento per oggi pomeriggio alle 18.30 al Palazzo del Turismo di Acireale, un incontro dal titolo Quali opportunità per lo sviluppo del territorio, promosso da Acli Terra, associazione professionale agricola, dal comune di Acireale. Moderatore sarà Ignazio Pomona, presidente di Acli Acireale, relatori Antonio Belcuore, Salvo Tosto e Santino Scirè. Adesso ci fermiamo, spazio ancora una volta alla pubblicità, poi di nuovo qui per la terza e ultima parte di Reporter. Al Caffè Garibaldi c'è lo sbarco dei mille. Mille buonissime produzioni artigianali per chi ama gustarsi un momento dolce. Un gelato, una squisitezza dalla tavola calda, una granita più più. Se avete tempo, fermatevi in piazza Garibaldi 3334 ad Acireale. C'è il nuovo Caffè Garibaldi. Se non avete tempo, vi aspettiamo a pranzo, tutti i giorni nel ristorante al piano superiore o per una pericena ricchissimo servito al tavolo. Elegantissimo spazio riservato alle mamme e ai loro piccolini. Salette per la degustazione. Servizio catering. Ad Acireale in piazza Garibaldi 3334. E io sono già arrivata! Al Grande Albergo Maugeri di Acireale, speciale cerimonie. Prima comunione, cresima o per qualsiasi evento da festeggiare, un ambiente elegante con un servizio a 4 stelle e raffinati menù. Antipasto, bis di primi, secondo, contorno, torta, vino, spumante e acqua a partire da 28 euro. Ristorante del Grande Albergo Maugeri. Per info 095 60 86 66. Ad Acireale, in piazza Garibaldi 27, all'interno del Grande Albergo Maugeri. Tomarchio Ottica e Fotografia è un negozio OXO 100% ottici e optometristi. Ad Acireale, Corso Italia 18A e B. Apri la tua valigia e mettici dentro il mondo. Puoi farlo con un briciolo di fantasia e con Scuto Viaggi e Turismo.
Per l'estate 2015, grandi promozioni e super felicità. Prenota subito! Scuto Viaggi, rivenditori ufficiali Biglietteria Expo Milano, biglietteria aerea, navale, viaggi organizzati, villaggi, crociere con nuove quote e itinerari ancora più affascinanti. Scuto Viaggi e Turismo, via Caronda 11A, a Cireale. Info 095 763 2007. Prenota adesso, scopri lo straordinario mondo dell'Expo. La Euroform Servizi Formativi informa i giovani inoccupati o disoccupati di età compresa tra i 18 e i 29 anni che sono aperte le iscrizioni ai corsi del piano di attivazione regionale del programma nazionale Garanzia Giovani. Questi alcuni profili: tecnico informatico, acconciatore, estetista, social media manager, esperto in lingue dei paesi emergenti, competenze web. Per info e iscrizioni, Euroform Servizi Formativi, via Martinez 5 a Cireale. Telefono 095 80 00 26 o www.euroformacireale.it. Colora di primavera la tua casa e il tuo giardino. Da Vivai Patanè, migliaia di piante e vasi della miglior qualità e al miglior prezzo. Stupendi gerani a 1,50 euro, tutte le stagionali a 35 centesimi. Sui vasi sconti fino al 60%, queste coloratissime fioriere a 1,99 euro, fioriera gigante 13,99 euro. Vuoi scoprire di più? Vieni a trovarci. Il sabato e la domenica area giochi per bambini con animazione. Francesco, diciamolo bene, festa di primavera e Vivai! Tutti i venerdì alle 21.10 in diretta da Etna Espresso Channel, Città Città, il rotocalco settimanale che analizzerà i fatti importanti che caratterizzano la vita e che creano il dibattito in città. Tutti i venerdì alle ore 21.10, in replica il sabato alle 16 e la domenica alle 23 su Etna Espresso Channel. Online su YouTube e Facebook. Il dibattito parte da qui. Torniamo in diretta per la terza ed ultima parte di Reporter, che apriamo parlando di sport, più in particolare di calcio giovanile, perché parte domani la seconda edizione del torneo internazionale Etna Sud, che farà tappa anche ad Acireale. Sentiamo. 16 squadre, 4 giorni di partite, un trofeo. Quello denominato Etna Sud è giunto alla seconda edizione, un torneo che si apre domani e si chiude domenica con la Finalissima. Un torneo di calcio giovanile riservato alla categoria allievi per dare loro una vetrina internazionale che manca. Quest'anno infatti tra le 16 pretendenti al titolo anche una squadra maltese, la Valletta. L'idea era quella di creare un torneo a specchio un po' come quello che c'è a Viareggio o altri sono in Europa come la Mill Cup in Nord Irlanda, che invece spesso ricordare che è un torneo di altissimo profilo che appunto dà visibilità ai ragazzi della zona, quindi nel nostro caso della Sicilia. E sai, vedere come lavorano fuori e tornare in Italia e vedere che il nostro patrimonio in termini di giocatori viene un po', come dire, disperso per una gestione appunto cattiva, stragiovanile, dico un male al cuore. Allora il torneo nasce anche per dare, ripeto, una prospettiva ai ragazzi che molto spesso non hanno. Raddoppiato il numero di squadre da 8 a 16 così, il torneo si prefigge un obiettivo per il prossimo anno, l'internazionalizzazione del palcoscenico. Abbiamo avuto 25.000 persone che ci seguivano da tutto il mondo, è stata una sorpresa anche per me, quindi sicuramente è cresciuto, abbiamo raddoppiato le squadre, abbiamo anche raddoppiato, no, ma aumentato i comuni che ospitano l'evento, proprio per creare questa trade union tra i vari comuni, quindi è cresciuto tanto, anche come soprattutto visibilità, molti osservatori mi hanno chiamato dalla Calabria ma anche da altre regioni dell'Italia. Per l'anno prossimo abbiamo già iniziato a contattare delle realtà che sono già mostrate disponibili a partecipare da altre nazioni d'Europa. Sì, l'idea è quella di portare più squadre internazionali perché i ragazzi abbiano, i nostri, abbiano un confronto con realtà che già vivono l'internazionalità come in altre parti d'Europa. Si parte dunque domani con la prima giornata del torneo, 5 partite alle 16, 3 invece alle 18 e tra le squadre partecipanti suddivise in 4 gironi da 4 anche Messina, Crotone, Cosenza, Trapani e società rinomate nel panorama giovanile come la Villese e la Tommaso Natale. E tra i 6 impianti sui quali poggerà il torneo, Trecastagni, Ragalna, Belpasso, Mascalucia e Pedara, anche il Tupparello di Acireale, palcoscenico principale
Principe, che ospiterà due partite di girone, e la finalissima assoluta, in programma domenica prossima alle 16. Il sindaco di Acireale, intanto Roberto Barbagallo, e l'assessore allo sport Francesco Carrara sabato alle 10 riceveranno al Palazzo del Turismo la società e i ragazzi dell'Acireale Calcio A5, freschi vincitori dello scudetto allievi 2015. E i ragazzi dell'Acireale Calcio A5 saranno anche tra i protagonisti dei contenuti dell'ottava puntata di Città Città, in programma come al solito ogni venerdì alle 21:10. Si parlerà di sport ad Acireale, quale futuro sia dal punto di vista agonistico che dal punto di vista degli impianti. Tra gli ospiti in studio l'assessore allo sport Francesco Carrara e il presidente dell'Acireale Calcio Nicola D'Amico. L'assessorato alla pubblica istruzione, il CSI Acireale, nell'ambito del progetto Legalità 2015, invece domani dalle 16 alle 20 organizzano a Largo Francesco Vecchio, l'ex Airacom, la manifestazione Sport e Legalità. Le squadre degli istituti comprensivi Fucciola Spina, Galileo Galilei, il Plesso Ferretti e Giovanni XXIII infatti si affronteranno in mini tornei e gare sportive. Restiamo in tema, conferenza stampa di presentazione questa mattina a Fiume Freddo del progetto Lo Sport tra Mare, Terra e Fuoco, cartellone degli eventi sportivi ideati dalla Consulta dello Sport fiumefreddese presieduta da Nunzio Currenti e dall'assessorato allo sport e al turismo di Fiume Freddo. Dopo il grande successo del primo degli eventi del progetto, la festa del mini volley, che è stata anche sesta tappa del circuito provinciale di mini volley organizzato dalla FIPAV Catania in collaborazione con il Papiro Fiume Freddo, proseguono dunque gli appuntamenti. La conferenza stampa è servita infatti a illustrare il calendario degli eventi in programma, unitamente alla linea pregnante che ha portato all'ideazione di iniziative mirate a creare una costante sinergia tra sport e turismo. Particolarmente soddisfatto il sindaco di Fiume Freddo, Marco Alosi, cui fa capo anche l'assessorato allo sport e al turismo. Sempre creduto, ha affermato che lo sport fosse uno dei motori più attivi della società civile, fondamentale per combattere ogni forma di devianza. Il progetto Lo Sport tra Mare, Terra e Fuoco nasce per far conoscere il nostro territorio, continua Losi, per correre una strada che si annuncia ricca di aspettative, un percorso che conduca alla crescita complessiva. Fiume Freddo si farà trovare pronta, noi ci crediamo. Queste le parole del primo cittadino. Adesso invece siamo in chiusura, è tempo di andare a scoprire le previsioni meteo per la giornata di domani. Giornata di cielo nuvoloso con precipitazioni sparse, venti deboli, stabili le temperature con la minima in leggero rialzo, 16 gradi, la massima stazionaria a 21, mari calmi o poco mossi. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, vi ricordo in chiusura la nostra pagina Facebook ufficiale Tinespresso Channel TG Reporter per le vostre segnalazioni, ma anche per rivedere ogni giorno a qualsiasi orario l'edizione del nostro giornale che torna domani in diretta TV alle 13:40. Arrivederci.